Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati su Clash of Clans, finalmente, perché come potete vedere il laboratorio è completamente vuoto. È finito l'upgrade delle Valchirie a livello massimo, le abbiamo a livello 5, ve lo faccio vedere proprio ora. Livello 5, livello max, non possiamo aumentarlo. Nello scorso episodio, l'episodio precedente, c'era la scelta e il sondaggio tra Mastini e Sgherri a livello 6. Hanno vinto i Mastini a livello 3, quindi oggi faremo il fottutissimi mastini. Costeranno 70.000 e considerate che gli sgherri costano anche di più. Continueremo a fare i sondaggi tra truppe ad Elisir Nero. Lo scopriremo però a fine video, se me lo ricordo, perché la scorsa volta ho dovuto fare una clip extra durante l'editing. Poi siamo strapieni di risorse, non sono andato avanti per niente con gli upgrade. Sono ancora con un muratore occupato sulla trappoletta scatto che avete visto nell'episodio di domenica, e quindi andremo ad utilizzare oggi tutte le risorse. Oramai faccio gli upgrade solamente in live con voi, non uppo niente offline. Io direi di partire subito, cattivissimi, con l'upgrade dei mastini. Li facciamo proprio ora, 70.000, 12 giorni, ci mettono relativamente meno, 2 giorni di meno, perché mi sembra le valchirie sono costate 14 giorni. Madonna mia, è una vita infatti che non faccio questa tipologia di video. 12 giorni mastini messi nel cestino qui ad uppare. Sto prendendo l'elisir nero dalle trivelle, le ho prese tutte. Tutte e tre, sì, mentre con tutte queste risorse io direi di andare a fare subito due muretti. Mettiamo i muretti così non ci sbagliamo. E ho anche un macello di elisir, non è vero, perché solamente questo estrattore qua è mezzo pieno, il resto sono abbastanza vuoti, quindi dico pure le cazzate. Ragazzi, via, le ultime due mura e finiamo il settore in basso. Vi faccio vedere 4 milioni di oro e 4 milioni di elisir. Andiamo con la panoramica qui, ragazzi, a sinistra avete visto la disposizione del male. Mettiamo visualizzazione mura e abbiamo fatto tutto il settore qui in basso. Probabilmente inizierò il settore a sinistra, sì, faremo quello di sinistra nei prossimi episodi. Rimuoviamo tutto perché voglio far vedere che siamo a 231, ne mancano 44, incredibile, le finiremo tutte, non vedo l'ora, e torniamo indietro. Eccola qua ragazzi, la disposizione del male è questa qui, non la imposterò mai più. Prendiamo le risorse all'interno della tesoreria e direi di andare ad attaccare, perché con queste risorse io volevo mettere sotto ben due caserme. Una sicuramente, tipo questa qua, da portare a livello 11, e metterne sotto un'altra no, non ce la farò mai perché sono 7 milioni e non ci riesco. Quindi purtroppo una sola caserma, e metterò una di queste qua a livello 11, così ne abbiamo già due. A livello 12, queste sono le truppe, ragazzi. Ho tutte truppe a caso, completamente barbari, arcieri, goblin, un golem, due draghetti. Per la prima volta utilizziamo il baby drago, non li ho mai utilizzati, vi giuro, mai. Una strega di livello 2 e gli sgherri. Mi sembra di aver detto tutto, andiamo a fare questi attacchi. Troviamo un buon inattivo, è pomeriggio e quindi non è affatto positivo. Magari a trovare un inattivo come lo ero io domenica. Magari. Ragazzi, ho speso quasi 300.000 in skip e il massimo che sono riuscito a trovare è questo. Oh mio Dio, giocare di pomeriggio è incredibile, è incredibile. Non lo so, facciamo questo, raga, vediamo cosa ne esce fuori. Spero qualcosa di buono, ma dubito, vediamo un po'. Andiamo con il golem tattico dal basso e mandiamo gli arcieri, perché non abbiamo maghi, non abbiamo niente. Non abbiamo niente di niente, nemmeno per entrare. Nemmeno per entrare, dobbiamo sfondare almeno quel muro. Mi hanno sfondato subito un draghetto. Andiamo con la witch e continuiamo con le nostre truppe. Non so solamente come attaccare. No, vabbè, raga, ho attivato l'abilità, cazzo, mi sono sbagliato. Sarà bene. Mosica. Non ci posso credere che pollo, dai, mi sono sbagliato, ho fumato l'abilità del King al 40, no. Continuo a mandare i barbari qua sul lato di sinistra, mando anche il castello e non ho nemmeno le pozioni. Quindi ragazzi, voglio sapere come riuscirò ad aprire questo villaggio. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vado con Goblin per far aprire il muretto alla regina. Vai regina, entra ti prego, entra, mando gli sgherri sulla difesa aerea, cazzo come sto attaccando. Li mando qua sul cannone forse un po' meglio e cerchiamo di... salvare il nostro King, anche se con gli archi X all'uno farà poco questo villaggio. Ok, ok, abbiamo sfondato il cannone, molto bene. Con la streghetta stiamo pulendo qua in basso. Forse dai, il 100% lo facciamo. Forse sì, tutte queste truppe a caso, continuiamo a mandarle, perfetto. Abbiamo l'abilità della regina che questo villaggio se lo farà praticamente tutta da sola. Vai, distruggi tutto, il King ci lascia. Il King ci lascia, il King ci sta per lasciare. Dalla Tesla di livello 3 e la regina di livello 5 soccombe proprio ora. Utilizziamo l'abilità non
ancora. Aspettiamo magari il cannone ci targhetta. Sicuramente ci targhetta. Ok, abilità. Perfetto. E sfondiamo il tutto. Distruggiamo la difesa aerea. Stiamo entrando. Sfondiamo la roba rimanente. E abbiamo fatto un ottimo 100% e un ottimo bottino. Per quanto riguarda l'elisir, perché per quanto riguarda loro ne abbiamo guadagnato 80 in più, mi sembra. Non mi ricordo ora quanto stavamo prima di partire, ma davvero poco. Per fortuna anche i più 40.000 del bottino di cristallo 3. Voi non lo vedete, mi sposterò in qualche modo. Quindi un ottimo bottino al 100%. Torniamo al villaggio e credo che il secondo attacco non credo di farlo proprio. Ho 143 truppe, vediamo se riesco a fare qualcosa di carino, ma dubito. Solamente con queste truppe la regina, qualcosa, qualcuno che abbia solamente risorse esterne, please. Ora che ho 100 truppe in meno del totale, mi apri un 300.000 gratis. Gratis dopo nemmeno 20 skip, 30 skip. Guardate che spettacolo, questo lo facciamo in un secondo. Ma perché non tutti così? Prendiamo tutto, mi fate mandare gli arcieri, grazie. Ok, li sto mandando. Sfondiamo tutta la parte qui in basso a sinistra. Ci spostiamo anche in quest'altra parte. E ci sono, già ho visto, un estrattore e una miniera abbastanza interni. E io sto mandando le truppe che non dovrei mandare, perché se avessi mandato i goblin avrei fatto subito a prendere tutte queste risorse. Ok, prendiamo l'estrattore in basso, l'estrattore di destra. E direi, da una parte prendiamo con la regina, dall'altra con gli arcieri. Tipo prima questa parte qua, diamo la precedenza alla parte di destra con i barbari, gli arcieri, magari i goblin per distrarre. Vai, ok, con gli arcieri dovrei riuscirci. Sfondate subito, non andate a sinistra, non andate a sinistra, sfondate lì. Sì, prendiamo la miniera, ok. Ok, la stiamo prendendo. No, il mortaio spara, però l'abbiamo presa. Sì, presa, presa, presa. Spostiamoci dall'altra parte con gli arcieri, goblin per distrarre. E andiamo con la queen. La queen ci pulirà il tutto. Dobbiamo fare almeno il 30% così da dargli lo scudo. Ok, prendiamo l'estrattore, perfetto. 27, 28. Utilizzeremo l'abilità e andremo al... No, siamo già al 30, quindi vado con l'abilità. Facciamo 31, facciamo 32, così per spizio. E chiudiamo, mi fate chiudere. Sì, 32%, perdiamo coppe. Ma abbiamo preso 300.000, 300.000 e 24 di nero fondamentali, tanto non mi servono. Vale sempre la stessa storia. Se volete una boccetta con l'elisir nero, scrivetemelo qui sotto nei commenti, ve la spedisco direttamente a casa. Non lo so, tipo un 10.000, un 20.000, fatemelo sapere. E ora devo andare anche in guerra, perché è iniziata e ci hanno fatto una stella su chi, su chi, su chi, sul nostro ultimo. Io dovrò fare il numero 2, vediamo un po'. Questo è da Archer Queen Walk, con in basso magari una Earthquake Go Weaver. Secondo me potrei anche provare a tristellarlo. Sarà difficile, ma ci proverò. Grax ci proverà. Torniamo al villaggio e andiamo a sistemare i muratori rimanenti. Sto prendendo tutte le risorse e andiamo con gli upgrade. Mettiamo subito, ragazzi, la caserma, che costa 4 milioni. La mettiamo, sì, 4 milioni 10 giorni e non abbiamo una caserma. Perfetto, ne avremo due poi di livello 12. Ne mancano solamente altre due, anzi altre tre, perché questa è da portare a livello 11. Peccato, perché se no avrei messo sotto pure l'altra. Però considerando che mi servono risorse per attaccare in guerra, non mi conviene. Soprattutto ci metto 10 volte in più, no, un terzo in più a fare le truppe. Utilizziamo l'oro, non facciamo i muretti, continuiamo le nostre trappolozze. Anzi, ne rimane solamente una, guardate che sfiga. Rimarrei con 3 milioni 200 mila d'oro, non mi conviene, troppe risorse. Quindi a questo punto facciamo un altro muretto, questo qua che fa da separazione tra la torre degli arcieri e il mortaio. Lo facciamo, 4 milioni d'oro, fatto il terzo muretto in live. Sono rimasto con 1 milione 200 mila e 2 milioni 800 mila, perfetto. Ci metterò un po' a rifullarmi e continuare insieme la Road to Magma Walls. Detto questo, andiamo con il sondaggio. Questa volta mi sono ricordato, andiamo nel laboratorio, nel nostro sondaggio in alto a sinistra. O sgherri di livello 6 oppure bocciatori a livello 2, perché ho visto certi replay dei bocciatori che fanno paura. Oh mio Dio, quanto sono forti. Scegliete con criterio, scrivetemelo nei commenti perché avete fatto quella scelta, perché ragazzi le vostre decisioni sono il futuro del mio villaggio. Ho fatto tutto, siamo arrivati a, vi faccio vedere, modifica, rimuovi tutto, siamo a 232 mura, ve lo metto un po' più qua, 232 mura di livello 11, 43 rimanenti. Per questo video è tutto, abbiamo fatto finalmente i mastini di livello 3. Grazie a tutti per il supporto, lasciate un like per Clash of Clans che sta tornando, ragazzi, io lo sto vedendo, i video superano le 30.000, sta tornando su YouTube. Lasciate un like, lasciate un commento per supporto, seguitemi su Instagram e su Facebook per i saluti. Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.